Da dove cominciare? Dalle barche colorate dei pescatori con le reti sul lago dominato da un ardito ponte ad arco sopra la cascata? Oppure dalle attività del frantoio per le olive con la ruota mossa dall'acqua come quella sotto un'altra cascata del mulino per il grano, il gran turco e le castagne? Dovunque si fermi lo sguardo, con calma e immergendosi nelle emozioni della memoria e della riscoperta, il presepe nel bosco di Viganego incanta per la cura e la fedeltà delle architetture di questo magnifico allestimento naturalistico, tutto realizzato in pietra viva, tra gli alberi ammantati dall'edera di un piccolo bosco, sovrastato dall'antico oratorio di San Bartolomeo e adiacente alla chiesa parrocchiale di San Siro. Case, fienili, fontane, stupende come questa, perfetta copia in scala, ci dicono, di un'antica fontana di Viganego. Le stalle, la locanda, botteghe e laboratori artigiani, pascoli, rocce e corsi d'acqua sono specchio della storia di questo territorio. Una memoria piena di passione e di affetto per un tempo andato, ma che non deve essere dimenticato, dell'entroterra ligure. Qui a Viganego il presepe nel bosco ricorda questo ed è tutto in pietra. Sì. È un presepe costruito tutto in pietra che riporta un po' i paesini di questi entroterra. Presepe, ma anche tutto questo scenario vicino all'oratorio di San Bartolomeo, qui c'era bosco, è stato tutto allestito. Sì, qui è stato tutto costruito, i muri, tutto quanto, preparato per poi costruire le casette sopra. Quindi è proprio l'architettura di questo presepe, il suo segreto, la sua bellezza, il suo tesoro, la pietra che avete raccolto qui nei monti. Sì, la pietra raccolta intorno, un po' nei fiumi, un po' in giro, e poi preparate per costruire quello che c'è adesso. Qui ci sono le vecchie teleferiche, i vecchi mulini che ricordano proprio la storia di questa zona. Sì, le teleferiche una volta qua facevano quasi tutto con teleferiche, mulini, ce n'era qualcuno nel fiume che facevano la farina, macinavano le castagne, il gran turco, quella roba lì. Le teleferiche con questi versanti erano l'unico modo per trasportare pesi, carichi di legna o anche carichi alimentari. Sì, servivano per portare fieno, portare legna, portare quello che facevano, che da una parte all'altra della vallata. Quando vengono i visitatori glielo raccontate, li portate a vederlo oppure diciamo in qualche modo lasciate che si gustino così com'è il presepe? No, magari lasciamo che la gente giri, si gusti il presepe, poi la gente, tanta gente chiede come l'abbiamo fatto, come è stato costruito, quando abbiamo iniziato, e si cerca di raccontargli un po' la storia di come l'abbiamo fatto. Pietra che però si lega anche al legno, come nel caso dello splendido ponte che attraversa le rocce sopra l'acqua, che scende da una cascata e conduce i tre re magi verso la capanna della Natività, al di là di un pascolo di greggi. Il presepe è stato aperto al pubblico per la prima volta 16 anni fa, ma oggi l'ideatore e costruttore di questo affascinante e originale scenario non c'è più, scomparso nel 2009. Si chiamava Cosimo, ma per tutti Mino, Tondo, appassionato cultore della storia dei presepi e geniale artefice di tutte le costruzioni in pietra di quello di Viganego. Accanto alle sue magnifiche casette avrebbe voluto realizzare anche un campanile, ovviamente in pietra, per le antiche campane di San Siro, perché la chiesa parrocchiale ricostruita non ha campanile. Mino Tondo purtroppo non ha fatto in tempo a mettere in pratica il suo ultimo sogno, però ha regalato al presepe un altro tocco di magica suggestione, con l'affascinante castello merlato a tre torri, curatissimo in ogni dettaglio. Compreso l'interno, con la grande tavola pronta per il castellano e allietata dai musici. Ora, a prendersi cura ogni anno del presepe di Viganego, piccolo borgo della Vallentro,
che nel territorio di Bargagli risale i monti lungo una strada che si stacca dalla statale 45, è la confraternita di San Bartolomeo. Sono volontari e amici del paese, uniti dalla stessa passione, nel ricordo di Mino Tondo, che hanno aiutato dall'inizio della sua opera. Signor Gazzo, lei ha visto da vicino la nascita del presepe, no? Per fare una di queste casette, cioè, ci vuole una pazienza certosina. Quanto tempo occorreva per costruirle, proprio una per una? Le casette mettevano un mese, due mesi, dipende. Lui era una persona che ci stava, per dire, giorno e notte, col caldo, col freddo, li metteva lì piano piano e così. Però ci vuole tempo, perché bisognava spaccare tutta la pietra, preparare la base e poi cominciare. Poi lui faceva magari una struttura in legno per fare gli archi, per fare le finestre, e poi andava intorno con la pietra. È stato aperto quando? La prima volta nel 2000, Natale 2000. E poi ha continuato, diciamo, ad ampliarsi per un po' di anni, perché si è partiti dalla parte più in alto e adesso queste case che vediamo alle nostre spalle sono le ultime creazioni. Sì. Queste sono le ultime creazioni e sono più o meno intorno al 2008. Siete aperti, diciamo, adesso tutto questo periodo delle vacanze di Natale e poi prosegue anche tutto gennaio. Tutto gennaio fino al 29, i festivi pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30. Quindi a Viganico un presepe così non si può mancare. No.